Vega, io volevo chiederti questo, un applauso per Vega. Bocciato. Tu in che commissione sei? Nella 14ª politica dell'Unione Europea. Di cosa vi occupate? Di nulla fondamentalmente. Ci arriviamo un attimo. Benissimo, è consolante saperlo. Ma prima di sapere il nulla di cui si occupa questa commissione, volevo chiederti questo. Uno dei punti su cui hai insistito molto, Grillo, nei comizi, in giro per l'Italia, è questo. La politica non è qualcosa che devono fare i professionisti dei partiti, con carriere a vita e così via. La possono fare i cittadini, gli ingegneri, le casalinghe, è davvero così. Tu cosa facevi prima? Allora, io ero disoccupata e ho passato la vita a diversi lavori. C'è stato anche un periodo molto triste in un call center, poi ci sono stati momenti molto belli di formazione più ampia. Quindi sono esattamente quello che rappresenta, insomma, la normalità degli attivisti. Andiamo avanti tu, ti lascio il microfono. Tra le altre cose sono anche una delle più timide, quindi dopo tutti i discorsi bellissimi, questo è il senso, la partecipazione. E adesso finiamo ammorbandovi con me praticamente. Il senso è questo, noi in tutto questo percorso meraviglioso che è iniziato col Meetup e poi siamo arrivati al Movimento 5 Stelle con le regionali, poi ci sono state diverse amministrative, abbiamo portato un modello di partecipazione che non era tanto sulla persona ma era sul progetto di condivisione. Questo è il progetto di condivisione, cioè creare un evento partecipato in cui ognuno si trova a proprio agio sfruttando la propria competenza, la propria capacità. Noi questo modello l'abbiamo portato in Parlamento, quindi io mi sento Carlo quando interviene nell'aula, cioè per me in quel momento sta intervenendo, per me, con le mie parole, io partecipo proprio fisicamente, mi alzo, mi smuovo. C'è Roberto che porta un progetto che da anni c'è sul territorio, l'ha portato all'interno, creando anche la partecipazione in un ambito difficile, che era quello della presidenza di una commissione bicamerale. E poi ci sono i ragazzi al Senato, che sono veramente in un ambiente terribile. Se noi alla Camera ce la viviamo male, al Senato è ancora peggio, perché al Senato veramente hai Schifani vicino. Ci sono veramente degli equilibri che sono molto più difficili da reggere rispetto alla Camera. E loro stanno portando avanti il nostro progetto tranquillamente. Tornando al tema della commissione, la commissione di cui faccio parte è una commissione che teoricamente potrebbe essere utile. Quando per caso ci sono capitata ero quasi felice perché potevo entrare in determinate dinamiche, ne potevo capire di più. In realtà si tratta soltanto di una mera ratifica o comunque di verificare il principio di sussidiarietà, cioè di recepimento di alcune norme che fanno parte dei regolamenti europei. Praticamente noi non abbiamo alcuna capacità negoziale, ma neanche di rapporto con i parlamentari nel Parlamento europeo, quindi non si fa nulla. Questa commissione in realtà ha avuto maggiore potere, diciamo, tra virgolette, perché c'era uno dei ministri che rappresentava Monti, cioè Moavero, e il ministro degli affari europei. Lui ha cercato di intervenire, devo dire la verità, è uno dei ministri più presenti, quello che viene di più in commissione, però noi passiamo lungamente delle giornate in commissione dicendoci che questa commissione prenderà prima o poi potere. Questo è il nostro lavoro all'interno. Allora io mi domando, se questa commissione è necessaria, facciamola diventare necessaria, cioè facciamo in modo che sia lo spunto anche per parlare realmente di Europa, anche Europa politica, non solo monetaria. Se invece non è necessaria, togliamola, è uno spreco, ci sono dei consumi e dei costi veramente elevati. Questo per dire che una delle commissioni principali è la commissione bilancio. La commissione bilancio fa anche delle nottate, c'è un lavoro faticosissimo, però in realtà questo lavoro che viene fatto all'interno delle commissioni dopo perde quasi lavoro, quasi valore, nel momento in cui si presentano delle decretazioni di urgenza. Le decretazioni di urgenza prima le hanno spiegate benissimo i miei colleghi, cioè si parte da un problema grandissimo,
di solito trovi sempre la Campania in tutte le decretazioni di urgenza. C'è sempre la Campania e la questione dei rifiuti, quasi a prenderci in giro. Viene utilizzata la Campania per giustificare una decretazione d'urgenza che spesso, nell'80% dei casi, ha un valore economico. Serve per imporre una tassa, per imporre un costo, per imporre qualcosa che in realtà non serve a nulla per superare il problema iniziale, principale. Questo l'abbiamo visto non solo con i rifiuti, ma anche con l'Expo, anche con il TAV. Io voglio ricordare che i ragazzi in Val di Susa stanno vivendo un momento difficile, veramente difficile, perché c'è una delegittimazione continua e costante del loro lavoro ed è la stessa che noi subiamo costantemente sui nostri territori, soprattutto in questo momento in cui si dovrà aprire un ennesimo inceneritore a Giuliano. Questo per farvi una sintesi di quello che facciamo. Poi per me i minuti sono anche di più. Grazie.